chiamo Roberto Cipresso e sono winemaker. Faccio vino dal 1987, l'anno in cui sono arrivato a Montalcino per gioco, e da questa avventura, da questo gioco è diventato poi un mestiere, una passione, quasi una malattia. Perché il modo con cui mi approccio al vino è un modo molto, molto complesso, molto affascinante e intellettuale. Non mi limito a fare vino per i miei clienti o fare dei vini solo per me, ma ogni vino, ogni vendemmia è un motivo di ricerca, di curiosità, di approfondimento, e non si arriva mai a capire abbastanza, perché è un mondo davvero, davvero molto speciale. La mia formazione è quella viticola, prima che quella enologica. Io sono più un uomo di vigna, di campagna, e sono più attratto al comportamento, a come si comporta la vite sollecitata da differenti terroir, piuttosto che alle dinamiche della fermentazione. La fermentazione è un punto di arrivo, ma tutto deve passare attraverso la qualità, non tanto la qualità estetica dell'uva, quanto la qualità intesa come personalità e carattere della polpa che è contenuta dentro agli acidi del grappolo. A 20 anni la mia prima passione è stata quella della montagna. Io ero un appassionato free climber e pesavo 65 kg ed ero attratto tremendamente dalla montagna. Dico questo perché la montagna è stata veramente, oltre a ispiratrice, è stata una vera e propria insegnante, maestra. In montagna si impara ad aver paura, si impara ad avere grande rispetto per la natura e si impara anche a convivere conoscendo il limite anche personale, e si cerca sempre di stare al limite del proprio limite, ma il buon senso, la scuola della montagna ti insegna a fare i passi lunghi quanto la gamba. Ecco che allora fare vino in questo senso, con questo spirito, ti obbliga a fare i conti veramente con la tua conoscenza e ascolti molto spesso quasi più il tuo istinto che quello che hai imparato a scuola. E i grandi vini si fanno soprattutto con l'aiuto di questo. Da qualche anno mi occupo anche di consulenza all'estero. L'Argentina, con il mio progetto a Cheval Ferrer, è stato un motivo di grande soddisfazione e successo, perché è andato controcorrente nel momento in cui tutta l'America cercava i vini hollywoodiani, il vino inteso come status symbol. Io ho cercato invece di trovare profondità, personalità e carattere dai vini prodotti da vigneti più estremi, al limite, da viti molto antiche. E lì è nato un progetto che poi mi ha visto adesso coinvolto anche in altre aree argentine, come Salta, a 2500 metri di altitudine, vigneti tra i cactus, i lama e i condor, e poi più a sud invece nelle zone come il Brasile, dove invece la viticoltura deve fare i conti con un'intensità luminosa che solo in quell'area, in quelle latitudini si può incontrare. Poi sono attratto da tanti anni dall'aspetto più antico e appassionante della Ararat e della Mesopotamia. Lavoro in Armenia, in Georgia, cercando di trovare la prima vite, cercando di arrivare in fondo al grande segreto della Vitis Silvestris, che poi è diventata vinifera e che oggi è diventata il nostro Merlot, Cabernet, Chardonnay, Sangiovese. E quindi un altro spazio della vite che mi affascina tremendamente. Tutto questo per dire che dietro a questi viaggi, a queste avventure, in cui cerco di condividere la missione di alcuni amici, clienti miei, e facendone anche le mie, di missioni, si è reso necessario, ed è cominciato nel 1995, il fatto che un grande laboratorio, una grande mia personale cantina, potesse diventare il grande gym in cui provare a sperimentare i limiti e le potenzialità di ogni uva possibile. Questo si chiama un nome che dà una risposta precisa, si chiama Wine Circus. Il circo è
il momento di grande euforia, di grande festa, ma è anche un momento di grande serietà, a volte malinconia, perché nel vino, quando si pensa di essere arrivati a qualche cosa, molto spesso si deve ribobinare tutto e ripartire da capo, perché non esiste una certezza. Ogni annata e ogni uva in ogni anno ha un percorso e risultati a volte tremendamente diversi dell'anno precedente. Quindi Wine Circus, oltre a continuare a fare ricerca e oltre a continuare a lavorare a più mani con diversi atenei italiani, con l'Università di Milano, Firenze, Udine, Padova, mi cimento anche nella costruzione di alcuni vini un po' avanti, forse che vanno addirittura a scardinare quelli che sono i principi più classici della viticoltura mediterranea. Nel senso che sono affascinato dalla scoperta dei terroir, anche quelli più remoti e difficili, ma poi da un po' di anni sono attratto dall'idea della mescolanza e dell'idea di poter quadrare un cerchio, di poter arrivare sapendo che non si arriverà mai, quindi è un'utopia senza soluzione, ma alla possibile, improbabile ma possibile, perfezione. E la perfezione è contenuta nel meticcio, è contenuta nel mélange, è contenuta nella complessità dei blend, è contenuta nelle fusioni. Lo sappiamo nella musica, il fusion è superiore al blues da solo o al jazz da solo. È contenuta nell'arte, Gauguin è riuscito a mescolare due culture nell'arte moderna in un'unica opera. La cucina, quello che oggi noi accettiamo e cerchiamo è l'interpretazione di un grande chef che accetta le contaminazioni, che mettono insieme ingredienti anche improbabili, ma raccolti, pensati, articolati, armonizzati dall'uomo. E quindi siamo attratti dalla mescolanza tra il Mediterraneo e l'Oriente, tra le varietà diciamo orticole precolombine che si trovano negli altipiani di 5.000 metri del Perù, con il sashimi che viene dalla cultura invece nipponica, o il trigo, come lo chiamano lì, il grano, che viene dalle culture invece più remote, inca. E quindi su queste contaminazioni noi siamo attratti, siamo incuriositi, l'interpretazione, cioè il prodotto d'autore dove l'uomo è al centro, però nel vino nessuno si è mai espresso. E con l'idea di fare vini contaminati nel senso migliore del termine, cioè vini meticci, di razze straordinarie però mescolate alla ricerca di un gusto ancora nuovo, ma sotto gli occhi di tutti, con possibili alchimie massime, è sempre stato un elemento che mi ha sempre attratto. Ecco che allora, con la quadratura del cerchio da una parte, il pi greco dall'altra, il punto, e qualche scoperta, qualche eureka, qualche wow, ecco che allora il Wine Circus, oltre a diventare un grande laboratorio di ricerca, diventa anche una vera cantina dove andare oltre alla semplice bontà, andare su oltre all'estetica, oltre a quello che il mercato vuole, cercando di fare dei vini per un pubblico di persone visionarie come me, appassionate, stanche di vini solo buonissimi, vuole emozionarsi con un bicchiere di vino che sa raccontare delle storie del tutto speciali e uniche. Cansa Mirà.